le Badlands americane. Ciascuna di queste strisce di terra multicolore ci narra di tempi remoti. 75 milioni di anni di storia costruita, strato dopo strato. Ma la furia degli elementi se ne infischia del passato. La violenza del vento e quella delle acque hanno scolpito i territori. L'acqua ha forgiato questo mondo. A prima vista sembra un luogo arido e desolato. Un regno a noi ostile. Tuttavia, tra questi impervi pinnacoli, gli elementi hanno creato oasi di verde, piene di vita. Ma anche questi attori vi hanno contribuito, a modo loro, si intende. Certo, il paesaggio che li circonda cambia molto lentamente. Ciò nonostante, devono affrettarsi. Primavera ed estate vanno sfruttate con saggezza, perché dureranno assai poco. Delle piccole macchie di terra al largo dell'Atlantico collegano l'Europa e l'America. È qui che si incontrano i giganti dell'oceano durante la loro migrazione. Un tempo qui c'erano rocce vulcaniche deserte, mentre oggi è un luogo pieno di vita. Sia sotto, sia sopra il livello del mare. Capodogli. Diavoli di mare. E verdesche trovano nutrimento nei canali tra le isole. Qui le barriere coralline sono ricche di nutrienti. In fondo all'oceano, la balenottera azzurra è in cerca di krill. I giganti dell'Atlantico, le Azzorre.